Allora, come diceva Oleg, alla fine questo talk non è, sì, non è tanto, è un po' fuori, diciamo, quegli standard, nel senso che nelle volte scorse magari avete sentito qualcosa più sulla parte front-end, in realtà qua andiamo un po' in profondità, diciamo, senza esagerare, però trattiamo appunto la parte di back-end, quindi come ottimizzare la parte del web server, Nginx, eccetera, eccetera. E il titolo è volutamente provocatorio, nel senso che uno quando legge una cosa del genere dice: ma com'è possibile, no? Fare una cosa del genere? In realtà poi il titolo l'ho tratto da un articolo che parla addirittura di 40 millions, quindi io sono stato un po' più basso, però l'idea è che anche con strumenti con poco, anche per chi comincia all'inizio vuole, o soprattutto chi ha un piccolo business che si vede magari esplodere in mano, si riesce a gestire anche questo tipo di carico, una serie di accortezze. Beh, chi sono io? Sono Paolo Tonin, appunto, sono collega di Oleg e lavoro come sistemista bacheca. E di solito quando si comincia un progetto nuovo si è così, no? Quindi carichi di belle speranze e quindi tutti belli carichi, eccetera, eccetera, quindi convinti che anche con poco chiunque è in grado di mettere su un sito WordPress, no? La famosa installazione di 10 minutes install di WordPress, uno dice: ma cosa ci vorrà mai, no? Avanti avanti, addirittura gli hosting provider danno one click deploy, addirittura anche vari provider cloud, Amazon, compagnia bella. Bene. Quindi 10 minutes setup, prendiamo il nostro LAMP, prendiamo una VPS da un provider qualunque, questi sono quelli maggiori, ma non è per fare pubblicità, ma alla fine sono quelli che più o meno conoscono tutti, a parte Scaleway, magari che uno conosce, un po' meno conosciuto, che è un fork, diciamo, un'azienda che è stata creata da un Lainnet, che fornisce le VPS a più basso costo di tutti gli altri che vedete insieme, che fornisce anche dei VPS su ARM, che in pochi danno, che costa anche 2-3 dollari al mese, sono fatte delle piccole cose. L'unica cosa è che essendo su architettura ARM alcune cose non funzionano, c'è bisogno di fare delle cose particolari. 10 minutes setup, username, password, host, database e compagnia bella e via. A un certo punto però arriviamo a questo. Il caso questo è tipico, soprattutto di un cliente dove lavoravo prima, questo qua aveva un sito su cui parlava di notizie di fantacalcio. Quindi questo qua dava in anteprima le notizie, o meglio, faceva le previsioni sui voti dei calciatori del fantacalcio, quindi prima della Gazzetta. In realtà io non sono esperto di calcio, ma alla fine, da quello che ho capito, non si può fare, non ho capito bene perché, però vabbè. Comunque, sta di fatto che questo era arrivato da noi e diceva: ok, ho questo sito di cui parlo di fantacalcio, è un po' di mercato, però principalmente di fantacalcio. Abbiamo messo su questa piccola cosa e i giornalisti erano anche molto bravi, nel senso che fondamentalmente loro, c'era uno che lavorava per Sky, uno lavorava per un'altra TV, insomma, lui faceva il giornalista sportivo. Messo su questa cosa che andava abbastanza bene. A un certo punto che questa cosa qua gli è esplosa in mano, nel senso sono stati molto bravi dal punto di vista social a pubblicare i contenuti in maniera corretta, a fare le live su Facebook, eccetera, eccetera. E gli è esplosa in mano sta roba. È arrivato da noi e dice: ma alla fine noi abbiamo questo sito WordPress che abbiamo tirato su, era praticamente inchiodato. Era inchiodato perché c'era chi aveva lavorato prima, ma non per demerito, ma sostanzialmente ci ha incastrato un sacco di plugin, che sono i vecchi di WordPress, tutti i problemi classici. Sito inchiodato. Quindi nessun modo di scalare, ma anche poco budget, pochissimo budget per l'infrastruttura, cosa che di solito l'infrastruttura, almeno dal mio punto di vista, appunto, faccio sistemista, è sempre un budget che viene prima tutto il resto. Ah sì, poi c'è anche il server, no? Ah, dobbiamo fare il budget per... Ecco, quindi poco budget e soprattutto perché anche poco budget per vedere se, cioè, perché molte volte è inutile magari spendere migliaia di euro upfront, quindi spenderli subito, ma è meglio
cominciare piccoli e poi vedere se il business va, eccetera, eccetera. E il business è andato e è successo questo. Quindi è successo anche questo, purtroppo, che funzionava il locale, funzionava sulla macchina di sviluppo, funzionava nel server vero, però ops vuol dire operations, sono sistemisti, quindi ormai è un problema dei sistemisti, questo sito che è esploso in mano. E si è arrivato al punto in cui praticamente la notte questo qua si svegliavano, arrivare alle macchine o il sito non si vedeva, errori, eccetera, eccetera. Quindi sono arrivati tipo così. E quello che di solito si dice è anche che non esiste la bacchetta magica, no? Quindi non è che schiaccio un bottone, eccetera, funziona tutto, ma è un processo che in maniera graduale si cerca di migliorare il proprio stack, le versioni e tutto il resto. Scusa, ma di che volume di traffico si parla? Stiamo parlando di 200.000 unici al giorno. 200.000. Quindi una roba né enorme, ma neanche piccolissima, insomma. Quindi 100.000 calcola 5 pagine a singolo visitatore, gli fa un bel numero, quindi sono 1.000.000 al giorno per 30, lascio fuori i conti. E alla fine là sostanzialmente loro arrivavano da un VPS normale su VH. Poi in realtà abbiamo fatto altre cose, abbiamo portato su Amazon, ma Amazon anche a singola macchina, anche col database a bordo, sono riusciti a raggiungere, a tenere botta questo traffico, anche con qualche decina di euro al mese, insomma. Ma il primo passo, di solito, qual è il punto? Si cerca di portare uno stack un po' più moderno di quello classico, che è l'AMP, che tutti conosciamo, più o meno, cioè, credo tutti conosciamo, è abbastanza famoso, che è appunto le famose quattro sigle, Linux, Apache, MySQL e PHP. È uno stack un po' più moderno che quello che di solito oggi si sente più parlare ed è l'AMP. La E sta per Nginx, che ormai è il web server più famoso. Esatto, sì, perché di solito si tende a mettere sempre una vocale, sennò diventerebbe già leggibile. Già la maggior parte dei web server non si sa come si chiamano, perché chi parla Apache non si sa ancora messi d'accordo su come si chiama. Questo stesso discorso, Nginx, Nginx. Allora hanno tagliato la testa al toro, ho detto ci mettiamo la E, sennò veniva l'NMP, che è una roba illeggibile. La M, poi alla fine, negli ultimi anni, insomma, c'è stato questo fork di MySQL verso MariaDB, dopo l'acquisizione di Oracle. Però in realtà si può mettere anche MySQL, perché c'è una compatibilità, non dico al 100%, ma vicino. Di solito, ultimamente si parla molto di PHP 7, negli ultimi anni. Quindi alla fine il punto di PHP 7 è che è nettamente più veloce, come potete vedere da questo grafico, fino a 90%, ma una cosa che pochi sanno è che il PHP stesso viene, cioè WordPress viene usato come benchmark per WordPress, o meglio, per vedere quanto la bontà del codice è il risultato di PHP. Si usano WordPress anche perché l'80% dei siti in PHP è WordPress e il 40% dei siti mondiali è WordPress, quindi c'è stata una base installata bella tosta. E vabbè, queste sono due versioni, una abbastanza datata, che è 3.6, rispetto a 5.7 HKVM, che è praticamente un fork di PHP, o meglio un superset di PHP, ovvero un linguaggio completamente nuovo scritto da Facebook per la propria infrastruttura, perché anche loro arrivavano, hanno cominciato con PHP, hanno sviluppato questo linguaggio che è un superset di PHP, quindi sostanzialmente ha delle cose in più rispetto a PHP, però uno si può porre la domanda, ok, è veloce, però devo sobbarcarmi l'effort di imparare una roba nuova per sostanzialmente far girarci WordPress è un'applicazione a caso, sia Symfony, che sia una cosa qualunque. Quindi ha senso, allora uno dice magari tra PHP 7 e HKVM, magari scelgo PHP 7 che lo conosco già, ed è tutto compatibile, cioè per HKVM avrei dovuto metterci le mani in maniera abbastanza invasiva.
Di solito si usa PHP con WordPress e PHP come modulo, quindi c'è Apache e nel processo stesso di Apache ci gira l'engine di PHP. In realtà quello che si usa oggi, insomma, nei stack moderni è PHP FPM. PHP FPM è un'alternativa dell'interfaccia PHP FastCGI con alcune cose interessanti che poi vedremo, alcune caratteristiche specialmente per i siti ad alto traffico. È stato disponibile, diciamo, fino alla 5.3 tramite una patch che bisognava fare a mano, e la 5.4 è integrata dentro l'engine e quindi sostanzialmente non c'è bisogno di patchare i binari a mano e roba del genere, ma c'è un comodissimo pacchetto, quindi distribuzioni nel primo caso Debian Base, Ubuntu, Debian, e nel secondo caso è CentOS, ma è la stessa identica cosa fondamentalmente. L'idea qual è? È che di disaccoppiare la parte del web server dall'engine stesso di PHP, quindi l'esecuzione del PHP non è demandata più solo al web server, anzi il web server poi, come vedremo, in realtà serve solo la parte statica e fa da interfaccia verso questi processi PHP FPM e basta, però ha tutta una serie di caratteristiche abbastanza interessanti che adesso andiamo a vedere. Come dicevamo prima, nel caso di... vabbè, qua è stato preso l'esempio con Nginx, ma alla fine PHP FPM è supportato anche da Apache 2.4, quindi non necessariamente bisogna usare Nginx per usare PHP FPM. In generale, un qualunque web server che supporta FastCGI si può usare PHP FPM con questo, con un altro web server che non è Nginx. L'idea qual è? È che, diciamo, per far girare uno stack PHP moderno, l'idea di base è avere Nginx e PHP che gira con FastCGI, in modalità PHP FPM. Fondamentalmente Nginx non fa niente, non interpreta più come prima nel vecchio, tra virgolette, vecchio mondo la parte PHP, ma delega tutta la parte di esecuzione del codice a quei processi che abbiamo visto prima. Quindi questi processi vengono chiamati, viene interpretato il codice, viene restituito al web server che lo eroga verso il client. Quindi se abbiamo per esempio un'immagine JPEG che dobbiamo erogare, in realtà non verrà mai interrogato PHP. Invece se c'è qualcosa di dinamico, banalmente con l'estensione .php, viene stabilito questo sistema di comunicazione tramite socket Unix o tramite socket TCP, viene passato la richiesta, viene eseguita, viene restituita la parte eseguita, diciamo così. PHP FPM ha tre modalità di funzionamento. PM sta per Process Manager, FPM sta per FastCGI Process Manager. Abbiamo sostanzialmente tre modalità con cui può girare PHP FPM: Dynamic, che è questo, che è simile a Prefork di Apache, quindi per chi conosce un po' le configurazioni di Prefork sono praticamente applicabili in maniera quasi uguale praticamente. Quindi sostanzialmente Prefork dice un processo, una richiesta, un processo, quindi per ogni richiesta su Apache, modalità Prefork, che è quella di default, che qui siamo stati abituati fino ad oggi, tranne il 2.4 che sono state fatte delle modifiche, e dice: noi abbiamo un set minimo di processi che è sempre attivo e abbiamo un set massimo di processi a cui possiamo arrivare. E quando saturiamo questi processi verrà dato un errore e sostanzialmente il nostro web server non sarà più in grado di dare una risposta, di eseguire il codice. Abbiamo una seconda modalità che è on demand, che è una cosa abbastanza interessante per se uno deve ospitare tanti siti ma non vuole dedicare n processi per ogni sito, perché fondamentalmente l'idea di PHP FPM è avere di separare le utenze di Apache rispetto a quelle di PHP FPM in maniera tale da non creare tutti quei problemi classici a cui siamo stati abituati di permessi, di ownership, il check out a mano, il 777, tutta questa roba qua. Quindi l'idea di base è di dire: ho 10 siti, ho 10 utenti locali sulla macchina,
faccio, non faccio partire nessun processo finché non arriva una richiesta. Solo a quel punto verrà tirato su un processo PHP-FPM per erogare la parte dinamica. Appunto, oppure per chi ha tanti siti ma sostanzialmente ha pochissime richieste per singolo sito. E l'ultima, che è questa, che è quella più efficiente, soprattutto per chi ha una macchina sola, una, nel nostro caso è una macchina, non prendiamo in considerazione il bilanciatore, roba del genere, tutta la faccenda si complica di un bel po', ma l'idea di base è avere un set fisso di processi, sempre in esecuzione, pronti. Perché? Per due motivi. Il primo motivo è che per tirar su un nuovo processo il sistema operativo impiega del tempo. E questo tempo ha un costo sulla prima esecuzione. Il secondo motivo è che noi possiamo tarare la parte del sistema operativo che gestisce la parte, diciamo, si chiama CPU governor, che eroga praticamente, che cerca di capire quali processi sono più importanti di altri e dare sostanzialmente più priorità. Vediamo un piccolo esempio di configurazione. Questo è un estratto, una parte dell'estratto di PHP-FPM su cui andremo a soffermarci su alcune cose che non si possono fare nel modello tradizionale con LAMP, come quindi nel modello LAMP con Apache come modulo. Quindi sostanzialmente ogni file di configurazione nella parte tra quadre si chiama il pool, quello, quindi quello è il nome del pool, quindi è il nome che vedremo quando facciamo un PS o un TOP all'interno del nostro server, quello è il nome che apparirà vicino al processo PHP-FPM per distinguere a quale sito o a quale pool possiamo, cioè, fare riferimento. In realtà possiamo usare, non è detto che un sito o un pool, possiamo usare anche un pool per più siti. Quindi process manager in modalità statica, poi in realtà poi alla fine vedremo anche un esempietto con un load testing per vedere un po' che performance ha questa cosa. Quindi allochiamo al massimo 10 processi, facciamo girare i processi PHP-FPM con una certa ownership, quindi con un utente e con un gruppo specifico, lo mettiamo in ascolto su un socket Unix, su cui poi andremo a dire a Nginx: se devi eseguire del PHP, collegati a questo socket. E l'ownership fondamentalmente del socket, in realtà sì, in realtà di solito è commentato di default, ma in questo caso per motivi di sicurezza eccetera eccetera, in realtà l'unico che può leggere e scrivere dal socket, quindi se è 60 vuol dire read write, è 0, niente. Quindi solo Nginx e l'utente con cui gira PHP-FPM può leggere e scrivere da questo socket. Alcune feature interessanti di PHP-FPM sono queste, per esempio la possibilità di dire che un solo processo può diciamo servire al massimo un tot di richieste che noi decidiamo. Questo di solito si usa per evitare alcuni problemi che ci possono essere soprattutto in alcuni plugin di WordPress o altre applicazioni, per evitare dei memory leak. Quindi dopo 700 richieste, in questo caso il processo viene terminato e viene ricreato dal sistema operativo. Un'altra feature abbastanza interessante è quella dello slow log, quindi possiamo loggare tutte le richieste che sono durate più di x secondi, con addirittura tutto lo stack trace. Questo a me per esempio è particolarmente utile, in cui prendo il slow log, quelli più frequenti, e vado allo sviluppatore e dico: guarda, c'è questa funzione o questa parte o tutto questo stack trace. Quindi lo stack trace è l'insieme delle chiamate che ha fatto quel determinato script, addirittura ci dice la riga in cui ha creato il rallentamento. Poi abbiamo request terminated timeout, che è fondamentalmente il tempo dopo il quale il processo viene terminato, che ha una priorità maggiore rispetto al PHP, al valore che c'è in PHP ini del max execution time. Quindi in realtà se max execution time abbiamo messo 300 e qua è 180, fondamentalmente viene rispettato questo valore qua. E il catch workers output è per far scrivere nei log gli errori sull'esecuzione del PHP stesso. Ma un'altra cosa, parlando appunto di PHP 7, in realtà questo è un tema un po' più generale relativo a PHP, è l'OP cache.
che è questo sistema che è stato integrato credo da PHP 5.5, però posso sbagliare, 5.5, in cui praticamente quando viene eseguito uno script PHP la prima volta viene tradotto in un diciamo il sorgente in un metalinguaggio che poi diciamo lo script o meglio l'engine PHP fa eseguire la macchina. Però per ogni richiesta viene fatto questa procedura. Detto ciò, l'idea è di cacheare l'output di questa generazione, di questo pcache, di questo metalinguaggio, e alla prossima esecuzione sostanzialmente questo codice sarà già pronto. In PHP 7 è stato introdotto alcune cose abbastanza interessanti, nello specifico la parte, diciamo quelle righe evidenziate in viola, relativo alla cache dell'upcache, ovvero la possibilità di salvare, di persistere su disco l'upcache. Questo ci evita il problema di cold cache, diciamo così. Quindi avere delle cache fredde, in maniera tale che noi quando stoppiamo PHP-FPM e lo facciamo ritirare su, il contenuto che era in memoria sull'upcache viene persistito su disco e poi viene ritirato su. E la parte dei use pages, questa è una cosa che va abilitato lato sistema operativo, poi vediamo come. E l'idea di base è su PHP 7 si può abilitare appunto questo supporto, che è la possibilità di dire all'engine di PHP di usare la parte degli use pages, ovvero che sono i blocchi di memoria delle pagine di memoria più grandi, di tendenzialmente 4K, 8, anche addirittura 1 mega, che di solito sono contigue per avere maggiori performance. Un'altra cosa interessante che si può fare anche per sfruttare meglio la parte di questa persistenza dell'upcache su file è il fatto di dire che molti task che noi lanciamo a mano o da command line via per PHP, questo è il caso specifico di WordPress, vengono lanciate una volta, poi muoiono, per esempio se abbiamo di Chrome, delle cose del genere, però quella parte di upcache non ce l'abbiamo più perché sono dei task che eseguiamo one shot. L'idea è che si può anche usare la parte dell'upcache anche per i command line, per i script della command line. Questo vabbè, l'abilitazione appunto degli use pages, ma è una cosa che usata solo da usare solo PHP 7. Un altro PS in cui vediamo appunto quel www è l'indicazione dove c'era quelle parentesi quadre nella configurazione di prima, che è il nome del pool, che è quello di default di solito, in cui abbiamo in questo caso specifico abbiamo quattro processi. Fondamentalmente la colonna che ci interessa di più è l'RSS, che è la Resident Memory, quella che effettivamente viene usata, adesso senza scendere nel tecnicismo, però l'idea di base è che da un comando del genere ci possiamo rendere conto quanti processi alloccare prima che la macchina si sieda e quindi non riesca più a eseguire le nostre richieste. Ma l'altra cosa, appunto, ne abbiamo parlato un pochino di Nginx, alla fine Nginx ormai conta più di 245 milioni di siti che usa appunto Nginx e continua a crescere questa cifra. La documentazione anche sul sito ufficiale, che poi è Nginx anche una parte commerciale, anche una versione commerciale, che è una serie di feature in più abbastanza interessanti, ma è tutta una parte di wiki, di configurazioni già precotte, perché molte volte in giro, soprattutto quando si usava le versioni vecchie, si trovava delle configurazioni o che non funzionano più o addirittura che c'è un problema critico di sicurezza, perché si riusciva a integrare, fare dei cross-site piuttosto che prendere del codice da remoto, insomma belle cose brutte. Per cui l'idea di base è, su questa pagina ci sono tutta una serie di configurazioni già pronte per un sacco di CMS e di framework, Zen, Symfony, Laravel, compagnia bella, eccetera, eccetera. E questo grafico ho preso da Netcraft, che è questa società, diciamo,
che ogni mese produce due report, di cui questo è quello top million business site, quindi i siti più grossi al mondo, che tecnologia usano, lato web server, come vedete Apache è in calo, mentre Nginx, per esempio, siamo arrivati sia al 29% questo di settembre, però come vedete la crescita è abbastanza lineare e dall'altra parte anche la caduta è abbastanza lineare. Per usare, diciamo che di default Nginx prevede una serie di variabili lato sistema operativo che sono arcodate dentro il codice. Nello specifico questo è perché di base fondamentalmente l'idea è che Nginx può servire al massimo di default 4096 richieste contemporanee, che vabbè può essere poche, può essere tante, poi dipende, insomma, un sito medio grande magari può essere anche poche. L'idea di base è di dire al sistema operativo, che in questo file security limits, che l'owner, cioè o meglio l'utente Nginx con cui gira tipicamente il web server Nginx, può gestire un numero massimo di file inteso anche come non solo file sul file system ma anche socket, TCP e quant'altro. Quindi per esempio lo snippet di base su cui si può fare un po' alcune cose che non sono di default. Per esempio la seconda direttiva è Worker Process Auto, che è stata introdotta nell'ultima versione di Nginx, perché prima l'unico modo per decidere quanti processi Nginx bisognava specificare, bisognava mettere un numerino a mano, che di solito corrispondeva a quel numero delle CPU che uno aveva, 1, 2, eccetera. In realtà con Auto non serve più questa roba, io metto Auto e lui si prende quante CPU ho e via. E il numero limite di file, come vedete, è sempre 10.000, che è il numero che ho messo prima, quindi inteso non solo come numero di file su file system, ma anche come cache, come socket TCP e quant'altro. Numero massimo di connessioni contemporanee, io di solito metto sempre multipli di 1024, questo è 16, e quindi 16.000 connessioni contemporanee, che sono tante, ma poi vedremo perché possono essere così tante, e poi hanno una serie di ottimizzazioni su cui non scendiamo nel dettaglio delle poll. Compressione di gzip, abbastanza semplice. Piccola cosa da considerare è il fatto che c'è un bug, mi sembra, su Explorer 6, per cui gzip, mi sembra il vari, non funziona, una cosa del genere, per cui di solito si toglie, nel caso in cui un client sia Explorer 6, non eroghiamo i contenuti gzippati, ma non so quanti Explorer 6 saranno ancora in giro, a parte qualche pubblica amministrazione, con dei PC un po' datati. Poi applichiamo una compressione che è da 1 a 9, 9 il massimo, 6 è una via di mezzo, perché? Perché di solito se il file, come nella direttiva dice gzip min length, è minore di 256, diciamo il trade-off, ovvero l'impegno che ci metto a comprimere sta roba, non ha senso. Quindi è troppo piccolo per essere compresso, per cui il risultato è più grande di quello che era prima, perché c'è il file normale più l'overhead della compressione, per cui verrebbe fuori un file più grande, quindi non ha senso. E 6 è un valore medio, insomma, appunto tra 1 e 6. E gzip buffer è una cosa interna sua, quindi destiniamo 32 slot da 8k per fare questo lavoro qua. Questa è una cosa abbastanza interessante per quanto riguarda, come vediamo dopo, della cache. Cache intesa come, qua invece si intende proprio file statici e cache, FastCJ cache, che poi vediamo. Quindi qua diciamo che un oggetto per andare in cache, che è la penultima riga, devono essere richiesto almeno due volte, la cache vale almeno 20 secondi per un numero massimo di 10.000 oggetti e se non è richiesto entro 10 secondi, buttalo via dal cache. Nginx era molto famoso anche perché nelle prime versioni si usava in questo modo qua. Quindi si usava come reverse proxy, quindi si metteva davanti al proprio web server Apache classico, quindi il client chiamava Nginx, che non faceva niente se non solo la parte di caching, e demandava la parte di esecuzione PHP a un Apache classico, normale, diciamo. Così.
Queste qua sono alcune direttive che magari qualcuno ha, adesso non scenderemo moltissimo nel dettaglio, però giusto per capirsi un po' di cosa sta parlando, che quando si parla di cache è una delle cose più, delle due cose più difficili in informatica, come tutti sanno. Prendiamo ad esempio questo esempietto, quindi abbiamo quattro header, expire, cache control, in realtà XHL, expire sono un header custom, in cui abbiamo l'expire, come dice lì, contiene la data dopo la quale questa richiesta è considerata stale, vuol dire non più aggiornata, stale content si dice, no? Quindi una cache, un oggetto che è scaduto, è troppo vecchio, o è più vecchio dell'origin sui file che dobbiamo richiedere. E ha priorità sul cache control. Quindi, sostanzialmente, bisogna stare anche un po' attenti quando si sputano fuori anche degli header sulle risposte, soprattutto per chi ha delle applicazioni custom. Stare attenti che appunto l'expire ha la priorità sul cache control. Il cache control è simile all'expire sostanzialmente, ma in realtà di solito si usa più expire forse. Ultimamente ho visto il cache control, in realtà utilizzo, sì, si usa ancora, però sì, anche il public, sì, è vero. Last modified, che contiene appunto, come dice lì, la data e l'ora in cui l'origin server, ovvero quello che eroga il contenuto, crede che quella risorsa sia stata modificata, ovvero il client fa una richiesta al server, il client ottiene una risposta, se il server gli torna un valore di data che è inferiore, allora verrà fatta un'altra richiesta. Bisogna considerare che appunto una cosa che pochi sanno forse, che la parte del last modified della data e ora è sempre espressa in GMT. E tag è un valore, alla fine fa parte di HTTP standard, che di solito si usa se una delle applicazioni custom, per cui vuole generare in maniera univoca l'ID di un certo oggetto, che sia una pagina, un contenuto statico e quant'altro. E nello scenario di prima, quindi Nginx davanti a Apache, di solito si usa una configurazione di questo tipo. Quindi si dice, mettiamo in ascolto Nginx a porta 80 su un dominio, tutto quello che mi arriva, tutte le richieste le giro appunto tramite la direttiva proxy pass a localhost o un host, anche la macchina, che può essere anche una macchina separata, e la cache la metto su quella direttiva che c'è scritto in cima, quindi proxy cache path, in cui in genere può essere o una cartella su file system o anche su RAM disk, per esempio, anche su TMPFS volendo, se uno ha abbastanza RAM, in cui viene organizzata una struttura, in questo caso, come dici, la direttiva Levels ha due livelli, quindi abbiamo un primo livello con una lettera sola da 1 a Z e la cartella all'interno con un'altra cartella di solito di tre caratteri, su cui lì dentro viene organizzato, viene messo tutti gli elementi di cache. Perché si fa questa roba? Perché fondamentalmente avere una cartella molto grande con milioni di file rallenta la parte di I/O. L'altra cosa interessante è che si può strumentare la cache e capire lato client se questa cache sta funzionando o meno e quale tipo di contenuto viene erogato. Quindi un miss, quindi fondamentalmente in questo caso la cache non ha l'oggetto che richiede il client, per cui va a recuperarlo in questo caso, nel nostro caso, dalla Apache server. Stale, come dicevamo prima, sono tutti quei contenuti che non sono più aggiornati, che sono vecchi tra virgolette, e hit vuol dire che la cache ha la versione corretta dell'oggetto da inviare. E per strumentare la nostra cache di prima si aggiunge quell'header di sotto e il dollar upstream è una variabile che ci dà Nginx per trattare questa cosa. Il problema di questa cache, purtroppo, è che la versione OSS, cioè la versione open source, non supporta il verbo purge, cosa che è supportata per esempio da Varnish e altri strumenti. Purtroppo
Per fare il purge della cash è un po' un caos, perché ho dovuto usare strumenti di terze parti piuttosto. Non si fa. Allora, ci sono dei moduli in Lua, perché Nginx può essere esteso tramite il linguaggio Lua, però sono degli accrocchi. Oppure c'è una. Dovreste ricompilare Nginx con supporto OpenResty, che è una libreria Python, che è un caos incredibile, non lo fa nessuno praticamente. La parte interessante, la parte statica, è che c'è la parte dinamica, che è quella che ci interessa di più, che si chiama anche, molti chiamano microcaching. Quindi cosa succede? Quando attiviamo questa direttiva che poi vediamo, abbiamo, oltre ai processi normali di Nginx, quindi ai worker process che effettivamente interagiscono con il client, abbiamo quest'ultimo processo che è il cache manager, che fondamentalmente si occupa di togliere gli oggetti della cache e scriverli anche e tenere aggiornato in un mix tra sia RAM che disco, e lui si occupa anche di spostare tutti i vari oggetti dal disco alla RAM in funzione di quanto sono acceduti. Questa è una configurazione per esempio del microcaching. La parte dell'upstream in realtà è un'ottimizzazione. Quindi per esempio guardiamo prima la parte del FastCGI cache path. Quindi fondamentalmente cacheiamo l'output dell'esecuzione del PHP, che fondamentalmente è dell'HTML, in questa cartella var.tmp, che può essere, ripeto, sia su file system normale, ma anche su TMPFS, eccetera. La chiamiamo VP cache, massimo da 100 mega, e può crescere fino a 1 giga, e tutti gli oggetti più vecchi di un'ora spariscono. Come dicevamo prima, alla fine la FastCGI cache si incastra tra la parte di PHP FastCGI e Nginx. Nginx stesso proprio che fornisce questa funzionalità. Qua dobbiamo cercare di capire però come versioniamo gli oggetti nella cache. Quindi tendenzialmente di solito quello che si fa di base, questa è la configurazione standard proprio che si prende proprio dal manuale. Quindi lui sostanzialmente crea un oggetto per ogni HTTP scheme, quindi nel caso della stessa pagina, tipo chi siamo, verrà acceduto. Se noi abbiamo la stessa pagina in HTTP e in HTTPS, avremo due oggetti, quindi scheme. Request method get, perché sulla stessa pagina potrei fare get e post. Host è il dominio. E request URI è tutto quello che è dopo lo slash, dopo il .com, il dominio. E cache lock appunto dice che per popolare la cache di quella determinata pagina ci deve essere almeno una hit, anche perché se no non ha senso, e non cacheare, cioè non considerarmi, non mettermi nella cache del FastCGI, che ricordiamo sono l'output delle richieste dell'esecuzione della parte PHP, ovvero tendenzialmente pagina HTML. Quindi non mettiamo in cache gli errori fondamentalmente, perché è inutile cacheare un errore. Inutile, se vogliamo un errore, non è inutile cacheare. Anche perché se poi lo correggo, continuo a vedere l'errore fondamentalmente. Anche questa è una piccola ottimizzazione alla fine. Quindi devo rivalidare la cache se c'è presente questo header qua particolare, ma in realtà non è molto usato da quanto ho visto. Nessuna cache per il redirect, anche perché se noi vogliamo mettere il redirect che sia temporaneo o fisso, non vogliamo cacharlo fondamentalmente, anche perché se dobbiamo cambiare poi dobbiamo aspettare la cache. 3 minuti di scadenza e solo get per semplicità, perché di solito non si cache alle post, di solito. Nel caso in cui voglio fare un override, ovvero saltare oltre la gestione della cache, quindi saltare alcune pagine, posso inserire questa direttiva nell'output dei mischi PHP, come quindi cache control, eccetera, eccetera. Quindi non verranno cacheate tutte le pagine che possiedono questo header. L'ultima la saltiamo che non la so. Quindi una configurazione per esempio per eseguire degli script PHP potrebbe essere questa.
La parte, diciamo, tutto quello che non è rosso e verde sono cose standard. La parte finale, invece, quella dove c'è la parte di Fast CGI Cache, quella più interessante, in cui diciamo la zona, cioè l'etichetta di dove vogliamo mettere la Fast CGI Cache, e nel caso in cui vogliamo bypassare attraverso una variabile che qua non è presente, la cache di alcuni contenuti. Allora, ultima, poi abbiamo ancora 10 minuti, sì, brevemente. Alcune invece cose più a portata un po' di tutti, alcuni plugin per WordPress che magari un po' conosco. Il primo è questo, che è WP Offload, che consente di tutto quello che voi su cui fate l'upload non viene salvato in locale su File System, ma viene caricato su S3, che è il servizio di Amazon di Object Storage. Su cui poi può essere erogato direttamente da una CDN come CloudFront, che è il servizio di CDN di Amazon Web Services, o altri. Un altro plugin che pochi conoscono è HyperDB, che è usato da WordPress.com, che è stato creato da WordPress.com per WordPress.com, quindi per il servizio commerciale di WordPress, che sostituisce, come dice lì, la classe base di WordPress, che si interfaccia con MySQL, e che fornisce la possibilità di fare un read-write split, quindi mandare tutte le parti di lettura e scrittura su macchine diverse, quindi discriminare su quali, cioè le operazioni di select, mandare su, per esempio, su degli slave, su un'architettura master-slave o master-master, quello che è, e le scritture da su altre macchine. Un altro plugin un po' controverso è questo, che è Total Cache, chi dice funziona male, chi non funziona, eccetera eccetera, però l'unica cosa che io ho trovato interessante è la parte di cache dei risultati di MySQL, quindi tutte le query che abbiamo fatto su MySQL si possono persistere su Memcache, e tra le mille feature che ha avuto il Total Cache ha anche la possibilità di erogare la parte statica con ACDN. Come diceva il buon Linus Torvalds, parlare facile, mostrami qualcosa, no? Allora facciamo una piccola demo. Vai. Sul sistema di caching Nginx, come viene trattata la sessione privata? Cosa vuol dire? Cioè, se io sto navigando... Sì, ho capito. Come... Allora, l'idea di base è che... Non ho un presente, però vabbè. L'idea di base è che tu dovresti mettere il nome del cookie che gestisce la sessione. Cioè, niente da creare. C'è qua per mettere altri pezzi. Quindi crash anche la sessione, però. Se vuoi, però non ha senso. Adesso vediamo un esempio con l'installazione di WordPress che ho fatto su macchine virtuali in locale con Vagrant. E in cui vedrai che fondamentalmente la parte dell'admin non è cacheato, perché non ha senso cacheare l'admin. E quindi tutta la roba su cui sei loggato non ha senso. L'idea di base è fare quella roba lì. No, dopo. Allora, duplico lo schermo, diamo un po' di senso a tutta sta roba. Allora, qua fondamentalmente cosa c'è? C'è una macchina Vagrant che non so se qualcuno conosce Vagrant, però penso, vabbè, ve lo dico. Vagrant è un sistema per fare provisioning, quindi per creare macchine virtuali in locale, quindi non avremo nient'altro che all'interno di VirtualBox, che è simile a un tool di virtualizzazione come per esempio VMware Workstation, eccetera eccetera. È un modo molto facile e veloce per creare macchine virtuali attraverso questo sistema di configurazione che fondamentalmente è Ruby, però non spaventatevi dalla complessità, però in realtà alla fine già l'esempio di base è molto simile a questo. L'unica cosa che ho fatto in più è inserire questo plugin che ogni volta che accendo la macchina e la spengo mi crea questo alias nella mia macchina, in maniera tale che io da browser posso chiamare wp-nginx.local senza mettere DNS, robe strane, eccetera eccetera. Quindi gli ho dato 2 CPU, 4 GB di RAM e vabbè le password,
Quindi Vagrant, un po' piccolo magari, status, macchina spenta, Vagrant app, ah, l'accendiamo. Alex, si può comprimere? Su, viene su, che viene attraverso il toolbox qua, partito, c'è già, è già in console. Bene, Vagrant SH. Allora, qua fondamentalmente c'è, facciamo così, qua c'è una 107, 64 bit, quindi 4 CPU, no, scusate, 2 CPU e 4 GB di RAM, su cui gira Nginx, quindi Nginx 1.13 e vabbè, SQL, ma non ci interessa quello, cioè ci interessa relativamente, ma ci gira quei processi PHP-FPM che dicevamo prima. E gli ho dato, non mi ricordo, mi sembra 10, no di più, sono 20 qua. Vabbè, c'è anche Memcache, ma in realtà non viene usato. Andiamo a dare un attimino la configurazione, anzi andiamo di qua. Quindi abbiamo l'Nginx Conf, stessa roba che vedevamo nelle slide, quindi gira con Nginx, viene preso in automatico il numero dei processori, eccetera, 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 eccetera. Tutte le cose che abbiamo visto anche qua nelle slide. Qua c'è alcune ottimizzazioni relative al fatto che gzippo solo alcuni tipi di estensioni, quindi solo la parte XML, JavaScript, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre per gli altri tipi di file non faccio compressione gzip. Questo lasciamo perdere, sono ottimizzazioni di FastCGI, non li vediamo perché è troppo lungo da spiegare. Poi abbiamo il virtual host della configurazione di Nginx, che fondamentalmente è praticamente quello delle slide, questa ottimizzazione che non vediamo. Qua c'è, per WordPress c'è, se uno naviga da mobile, se non ricordo male, sono alcuni temi che prevedono il fatto che te vedi un layout che è completamente diverso, che non è quello responsive, è proprio un altro layout. Per cui c'è la possibilità di settare, se Nginx vede questo user agent, imposto questa variabile per la quale poi viene servito, cioè viene creata una nuova versione della cache, cioè per quello determinato oggetto viene creata una nuova versione. Come dicevamo prima, per la parte admin, XML RPC, VP, cron, eccetera, eccetera, niente cache, perché non ha senso cacheare l'admin. Questa è la parte del rewrite, che di solito si fa con l'HTTP access di Apache, ma qua si fa in questo caso qui. E qua uguale, stesso discorso che diceva prima, quindi la FastCGI cache, quindi il risultato del parsing del PHP viene messo in questa location, quindi WP demo, che è qua dentro. Questo la me la salvo perché poi la andiamo a vedere. Quindi WP, no, cos'era WP demo? No, non mi ricordo più. WP Nginx, WP Nginx Pro Chrome, no, Pro. Ok, nostro bellissimo WordPress brandizzato e anche con sfondo così, ma non perché. Proviamo a loggarci. Allora, per fare i test, diciamo che di solito quando installate WordPress fondamentalmente c'è un post, cioè ciao mondo, però cioè, come facciamo a fare dei load test con un rate da 500-600 pagine richieste al secondo con un post? Non ha senso. Quindi bisogna trovare un modo per generare n articoli, no? Quindi andiamo nel backend, ecco qua. Quindi per generare n articoli completamente a caso, che non ho voglia di scrivere 1000 articoli o 100 articoli, ho usato questo tool, questo plugin che si chiama Fake Press,
in cui c'è la possibilità di generare proprio dei contenuti. Quindi lui praticamente mi ha generato, mi sembra, sono 100 post con le immagini e anche i commenti. Quindi se noi andiamo a vedere WP Nginx Local, oltre a quello di default, vabbè, sono cose assolutamente inventate, però vabbè, questo, addirittura questo c'è anche l'immagine. Bellino. Bene. E poi vabbè, puoi generare, puoi anche fare 100 post che vengono fuori da una certa data in poi, addirittura. Quindi, vabbè. Alla fine della fiera, fondamentalmente, a me servivano 100 articoli per lanciare un load test che, con un tool che si chiama Siege, che in inglese vuol dire assalto, proprio per generare un grosso flusso del traffico. E, ok, allora qua abbiamo allo stato attuale abbiamo la cache abilitata. Adesso andiamo a disabilitarla e lo facciamo commentando questa piccola parte qua. Riavviamo Nginx. Quindi ora siamo senza cache. Facciamo un top e proviamo a lanciare. Ups. Quindi lanciare diciamo 50 richieste contemporanee e tra ogni 50 lanci di richieste, diciamo così, non fa faccio passare un secondo e gli do l'URL, quindi wp-demo.local. Anzi, wp-nginx.local e lui parte e mi tira su sta spattaccata di roba. No, in realtà ora sulla home. In realtà cosa ho fatto? Io ho creato un file in cui gli do tutta una lista che sono la lista degli articoli che ho generato automaticamente tramite quel Faker Press. In cui lui prende a random questi URL e mi lancia tot di richieste. Io non so mai quale e poi simula un po' la navigazione sostanzialmente degli utenti. In realtà, poi per tirarmi fuori questa lista ho dovuto fare una query a mano su database, che infatti è questa fondamentalmente, in cui mi esporto in un CSV la lista dei post che sono publish. Anche perché se no avremmo dovuto copiare a mano i link, è un casino, insomma. Vabbè. Quindi, ricapitolando, quindi lanciamo il Siege, quindi meno F, gli diciamo il file da cui pescare l'elenco dei post e lui mi lancia, viva. Andiamo a vedere cosa sta succedendo di qua. Qua abbiamo ancora niente di trascendentale, abbiamo l'OP cache attiva. Quindi 50 richieste, ci stiamo dentro. C'è anche MySQL, parentesi qua. E lui va. Questo qua è dovuto al fatto che cioè, il fatto che non è 100% è dovuto al fatto che sono alcuni link interni che escono internet qua. Però sostanzialmente il response time direi che è piuttosto buono, no? Però in realtà noi vogliamo fare molto di più, no? A mettere 100 per esempio. Già qua comincia a scricchiolare, comincia 1, 2. Boom, comincia un po' a scricchiolare. Vediamo dove va. Ho finito. Gli possiamo dare anche a Siege un tempo di durata. Quanto deve durare questo test? Ciao, 60 secondi. No, è poco. 120, in realtà stopperemo molto prima. Qua intanto siamo a zero, siamo fermi. Via. E lui parte. Se qualcuno è in dubbio sul fatto che sta facendo qualcosa, non è lanciato un stress, che è il comando per lanciare il generale del carico, ma effettivamente qua arriva giù roba, è un fiume di roba. E Darwin sono io, il Mac. Bene, mi carico già alto. Ok, benissimo, raddoppiamo questo valore, quindi da 100 mettiamo 200. Top.
qua si alza ancora, quindi da 2,50 si è arrivati a 3, è già oltre, diciamo, le prestazioni accettabili che dovrebbe avere, diciamo, dovrebbe stare in questo caso specifico sui 2, 2,5 eccetera eccetera, e in realtà dovrebbe salire ancora un pochino. 200 contemporanea al secondo? Sì, contemporanea, tutto un colpo. In che senso? Non so. Sono dei thread paralleli. Sì, sì, sì. E lui va. Quindi alla fine abbiamo un tempo di risposta. Questa è la parte statica, però diciamo che il tempo di risposta siamo già sui 600 rispetto a prima che era circa la metà. E se noi mettiamo ancora di più, questo qua aumenterà ancora, giustamente, fino ad arrivare anche a un secondo. Io ho provato con 500. E muore praticamente, e qua arriviamo a un secondo e uno più o meno, quindi abbiamo fatto 292 transazioni al secondo, abbiamo sputato fuori 50 megabit di traffico. Response time è anche per sbaglio, no? Sì, okay. Sì, 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 esattamente. Benissimo, in realtà poi c'è, non riesco a mettere tipo 100.000 perché c'è una limitazione dei socket del Mac, dovevi mettere una variabile syscontrol per aumentare i socket, ma non lo facciamo. Mi sembra 250 era il limite, se ricordo, no, 250 ce la fa ancora. Ok, quindi cosa abbiamo capito? Abbiamo capito, diciamo, che il carico medio è più o meno sui 4-5 abbondanti, adesso questo va su, qua addirittura ho esagerato, ma su 250. Qua dovrebbe andare sui 5, anche 6 probabilmente. Cosa abbiamo? Abbiamo che Nginx è carico, ma non perché esegue PHP, perché fondamentalmente c'è un sacco di richiesta di roba statica, un botto di roba statica. E abbiamo 12 processi in running, quando in realtà dobbiamo averne al massimo 4. E probabilmente il test è finito, no, ancora. Andiamo a 7 e la macchina probabilmente schianta. Se la lascio montare. Benissimo. Proviamo a abilitare la fase JCache e andiamo a vedere cosa succede su file system quando la abilitiamo. Quindi WP demo, siamo qua, abilitiamo, abbiamo Nginx. Ok, quindi sempre i nostri worker process della fase JCache, sempre i nostri processi, che di base partono a 20 mega, che poi si gonfiano perché c'è la parte dell'OP cache che mi popola nel uso della RAM e circa raddoppia più o meno. Bene, torniamo a fare le 250 connessioni richieste contemporanee, quella addirittura abbiamo addirittura più, anche più di 50 megabit abbiamo fatto. Quindi 250 richieste contemporanee per la durata di 2 minuti tra un run, quindi ogni 250 passa un secondo. Io di solito per andare ancora più estremo metto a zero di solito, quindi un flusso continuo, e lanciamo, andiamo a vedere il carico, zero. Ok, la magia dov'è? Perché è impossibile, no? Una roba del genere. La magia è qua, intanto questo sta andando, andiamo a vedere nella fase JCache cosa succede. Qua è la fase JCache, quindi abbiamo nel percorso che abbiamo specificato nella cartella, abbiamo dei livelli sul file system per cui fondamentalmente lui ha generato una struttura gerarchica, per cui qua dentro in realtà che cosa c'è? C'è l'HTML fondamentalmente, cioè per quello è così veloce. Se noi andiamo a vedere, ah, purtroppo non c'è, no, UNES no, anche là l'utilizzo della U-Wait, quindi quanto lo storage è impegnato, in realtà è zero, è fermo. Quindi alla fine riusciamo a fare più del triplo, anzi sta calando, perché probabilmente ha ricevuto la botta di prima, quello dei 250 senza fase JCache. Quindi in realtà qua addirittura si è inchiodato, perché in realtà è il problema del Mac, questo, per quella variabile di prima che vi dicevo. Però fondamentalmente su questo è un po' falsato purtroppo, perché c'è anche da questo qua. Ma se rimettiamo 200 per evitare il limite del Mac, anche qua continua a andare, anche qua niente magie, ma meno F, qua stanno davanti. Quindi questo è un po' il senso, l'idea di base è cacheare il risultato della parte dinamica, persistere su disco
e riuscire a creare dei volumi, a sostenere dei volumi piuttosto intensi, anche perché ricordiamoci sempre che io cache l'HTML e non faccio neanche richiesta a MySQL, quindi MySQL è fermo. E questo è quanto, insomma. E questa non parte più. Basta, finito.